Le ultime disposizioni governative stanno portando ad una nuova ondata di burocratizzazione degli accessi ai tribunali. Così si rischia di svilire una volta di più il lavoro degli avvocati e non solo. L'allarme è lanciato da Salvatore Donadei, presidente della Camera Civile Salentina e coordinatore regionale delle Camere Civili di Puglia. È in atto una nuova ondata di burocratizzazione dell'accesso ai tribunali e dello svolgimento delle udienze. E il tutto si deve all'ultimo mille proroghe di fine anno firmato da Draghi e al decreto legge numero 1 del 7 gennaio ultimo scorso. E da queste due misure normative emerge intanto che lo stato di emergenza per quanto riguarda le udienze civili, penali ed amministrative, escluse le tributarie, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Che è assolutamente un fuor di logica anche grossolano. Esclusa da questa previsione la disciplina delle udienze tributarie. Poi chissà perché, dico io, non solo io, come se i civilisti e i penalisti si infettassero di più dei tributaristi, insomma, quindi veramente per dire i criteri che spesso poi indirizzano certe decisioni, che sono veramente molto discutibili. E poi c'è un discorso che va avanti ormai da 2 anni, quindi già dal 2020, che riguarda le cancellerie, gli accessi, la disciplina delle udienze. Secondo Donadei, le ultime normative aumentano la confusione e la disomogeneità dei regolamenti. Esempio lampante, l'obbligo per avvocati, magistrati e personale di cancelleria di esibire il Green Pass per gli accessi agli uffici, un obbligo non esteso però a parti e testimoni. La richiesta dell'Unione Nazionale delle Camere Civili è quella di una disciplina omogenea. Quello che noi oggi, come Avvocatura Civile delle Camere Civili aderenti all'Unione Nazionale delle Camere Civili, reclamiamo a gran voce è una disciplina omogenea, coerente, e soprattutto che tenga anche conto delle reali esigenze dell'avvocatura, che, lo ricordo a me stesso, è portatrice di interessi di terzi, di altre persone, ed ha una funzione sociale che mai come in questi casi, in questi momenti così difficili, è chiamata a svolgere.